Gesù fa vedere l'inferno. Nel 2009, una giovane artista coreana, mentre frequentava una notte di veglia e di preghiera, fu visitata da Gesù, che le disse di dirlo e fa conoscere al mondo la sua esistenza. La giovane coreana descrive: mentre mi trovavo in preghiera tutta la notte, sentivo di amare il Signore più di altre volte. Gesù venne e disse al mio cuore: timone del cielo. Io pensai che saremmo andati in cielo, ma invece visitammo l'inferno. Mentre seguivo Gesù, piansi per tutto il tempo. Poi incominciai a sentire lamenti, grida e gemiti. Molte persone hanno una falsa concezione dell'inferno. Sono ingannati e pensano che credere soltanto in Gesù Cristo sia sufficiente per andare in cielo. Pensano che una volta che sei morto non esiste nient'altro. La gente crede come vuole, dunque vive la sua vita come le piace. Gesù mi mostrò che le persone che guardano film secolari di violenza sono veramente tormentati da demoni nella loro anima, senza accorgersene. Mentre la persona guarda la TV, la loro anima è tormentata e ferita. Guardare la TV non aiuta i cristiani a sviluppare una relazione intima con il nostro sposo Gesù. Vidi che quando le persone fumano o bevono, spiriti sotto forma di serpenti entrano nell'uomo, come pure nella donna. Gesù mi mostrò come la gente precipita nell'abisso. Vedo innumerevoli persone cadere nella profondità dell'abisso, nell'oceano del fuoco dell'inferno ogni giorno. Per piacere, di alla gente ciò che hai visto qui. Devi testimoniare loro che l'inferno è un luogo terribile e tenebroso. Devi dipingere le scene che vedi, come se tu fossi dentro il mio cuore. Vedevo come stavano cadendo nell'inferno. Dipingi le scene col mio cuore che soffre, diceva Gesù. Lui sentiva pietà per le persone che cadevano nell'inferno ogni giorno. Vedendo i peccati commessi dall'uomo, Gesù piange. Satana e i suoi demoni lavano il corpo dei peccatori così forte con cavalli. Dunque i peccatori si approfondivano sempre di più nel loro peccato. Vi supplico, non peccate, non fate una vita come vi piace. Nell'inferno i sensi sono 100 volte più vivi di come li sentiamo qui sulla terra e il dolore è più forte. Mentre dipingevo le scene, il diavolo mi attaccò severamente, ma io volevo far vedere al mondo la realtà dell'inferno e il cuore di Gesù attraverso questi dipinti. Vidi delle persone tormentate su una croce, vidi delle persone che non volevano mangiare la parola della vita, la parola di Dio. Vi erano persone che non volevano ascoltare Gesù riguardo la loro vita, ma presero le loro decisioni secondo la loro propria volontà. Vi erano persone che avevano mangiato e bevuto cose e mi disse per piacere avvertire persone di non ferirsi l'un l'altro nel cuore con dicerie. Non devono ferire i loro fratelli e sorelle in Cristo. Non devono parlare senza cura né amore. Questo è un mondo come gli omicidi, i violentatori e i rapinatori saranno tormentati. Questa donna cerca disperatamente di fuggire al suo destino. Questo è il tormento dei bugiardi. Coloro che hanno rubato denaro saranno penetrati da frecce e aghi. Nell'inferno vidi una donna con suo figlio senza amore l'uno per l'altro. A causa del dolore insopportabile facevano qualsiasi cosa per uscire, fino a calpestarsi a vicenda. Insetti nell'inferno
sono per persone che hanno commesso peccati attraverso i loro pensieri. Erano ripieni dei loro pensieri e conoscenze, coperti da innumerevoli vermi. Il loro corpo era pieno di ferite causate da questi insetti che uscivano e entravano attraverso e coprivano completamente la loro testa. Questo dipinto mostra come i demoni influenzano la gente a perseguitare e tormentare e uccidere i messaggi del vero Vangelo. Queste persone erano egoiste, influenzati dai loro pensieri, dalle loro conoscenze. Queste persone erano ostinate, pensavano: perché Gesù dovrebbe operare nella mia vita? Chi sono? Non credo che Lui mi ami, perché io sono una persona molto malvagia. Non credo che Lui amerebbe qualcuno come me. Queste erano persone che avevano profanato la parola di Dio e ignorato i Suoi comandamenti. Furono messi in un luogo simile ad una padella per friggere, piene del fuoco dell'inferno. Le persone che non vogliono allinearsi i loro pensieri alla volontà di Dio andranno all'inferno. Dobbiamo focalizzare la nostra mente, i nostri pensieri su Dio. Questo tormento era per quei cristiani che non volevano condividere il Vangelo con gli altri, non hanno testimoniato la buona novella ai perduti, avevano ignorato la loro chiamata. Questo tormento era per le persone che avevano ignorato la parola di Dio e che ancora continuavano a peccare. Erano persone che operavano malvagiamente agli occhi del Signore. Per coloro che adoravano idoli, per coloro che avevano pensieri malvagi ed erano ostinati nelle loro vie. I mormoratori, coloro che hanno da ridire e coloro che sempre si lamentano, vanno a finire all'inferno. Coloro che sempre si lamentano dentro i loro cuori. C'è un luogo nell'inferno per coloro che tradiscono le loro spose. I gay e i bisessuali furono trafitti con coltello e lance. Per coloro che si sono corrotti sessualmente, le loro parti intime furono trafitte e lacerate dai demoni. L'inferno non ha fine, nemmeno i suoi tormenti. Per coloro che non vogliono ravvedersi, circondati da un fuoco consumante senza nessuna via d'uscita. Tu devi uccidere qualsiasi demonio che è dentro di te. Quando noi ci ravvediamo e preghiamo davanti a Dio, eserciti di angeli scendono per aiutarci, ferendo i demoni con le loro spade. Gesù disse: focalizzati su di me e soltanto su di me. Quando le persone si ravvedono, passano dalla morte alla vita, Gesù li aspetta in cielo, depongono il peso del loro peccato e incominciano a camminare nella stretta via della vita, non più nel sentiero che conduce all'inferno. Quando noi ci ravvediamo dei nostri peccati, Gesù ci perdona. Ravvedetevi dai vostri peccati e credete in Gesù. Se farete questo, sarete accolti in cielo, invece che nell'inferno. Il cielo è il luogo dove sarai pieno di gioia e felicità per tutta l'eternità. Il paradiso. Andate in paradiso, non andate all'inferno. Fine.